Cari amici di Buzz Blog, oggi siamo con Angelo Torres e ci facciamo raccontare un po' di quello che lui è e quello soprattutto che lui può fare per tutti noi. Raccontaci di te, Angelo. Ciao a tutti, un'intervista fatta così all'improvviso e questo è anche bello perché potete assistere a qualcosa di non organizzato. Io mi chiamo Angelo Torres e nella vita ho fatto l'infermiere per buona parte, insomma, per buoni 25 anni e questo ha fatto sì che io sviluppassi delle competenze tecniche, scientifiche, che mi hanno dato un certo tipo di indirizzo. Però poi la vita, per fortuna, tra virgolette, anche se non credo più alla fortuna, detto fra di noi, ma rende l'idea, la vita mi ha indirizzato verso una visione del sistema umano molto più complessa, in cui tener conto non soltanto degli aspetti concreti, biologici, fondamentali ovviamente, ma anche gli aspetti più sottili che si spingono nell'ambito, insomma, della spiritualità, termine vaghissimo che non significa granché, dovremmo parlarne per giorni, ma rende l'idea magari a chi sta ascoltando. E quindi ho cominciato ad integrare, e questa credo che sia la parola più importante, cioè proprio il concetto di integrare informazioni di un certo tipo, straordinariamente importanti, concrete, scientifiche, ad informazioni un po' meno facili da reperire, soprattutto non è facilissimo reperirne di qualitative, perché è vero che c'è un mare magnum infinito nell'ambito definito olistico, quello che si occupa di queste tematiche un po' di confine, tra virgolette, ed è una ricerca complessa ma anche affascinante. Allora, nel mio peregrinare mi sono avventurato in tantissimi tipi di esperienze. Adesso vorrei puntualizzare una cosa. Normalmente la molla è sempre il dolore. Certo, anche la curiosità, anche il desiderio di conoscenza, ma il dolore è una molla potentissima. Io non stavo bene, avevo non soltanto delle problematiche anche proprio importanti di natura fisica, ma c'era proprio un sentire negativo, cioè non ero soddisfatto della mia vita e non ero emotivamente stabile. Questa è stata una molla potentissima per cercare soluzioni e per mia fortuna mi sono imbattuto in quello che poi è diventato il mio strumento di lavoro, che sono le costellazioni. Quando si parla di costellazioni si sta parlando di un termine un po' vago, poco noto, che forse è meglio chiarire. Costellare significa distribuire nello spazio, quindi non stiamo parlando delle stelle. E le costellazioni familiari sono quelle più note, cioè distribuire nello spazio, diciamo, i personaggi della propria famiglia. Adesso per voi chiaramente questa è una cosa vaghissima, ma è un argomento complesso, cercherò di dare qualche informazione, ma è impossibile spiegarlo veramente bene. Ma per rendervi un'idea, questo lavoro definito costellazioni familiari, che ha rapito infinitamente la mia attenzione e che mi ha dato tantissimo, consiste in un lavoro in cui delle persone si riuniscono, diciamo, si crea un cerchio in una stanza, c'è una persona nello specifico che chiede aiuto, lo chiameremo costellato, e una figura professionale, che in questo caso la rivesto io, cioè il costellatore. Allora abbiamo i partecipanti, un certo numero di persone, il costellato e il costellatore. Il costellato, cioè colui che ha un problema, quello che vi dicevo prima, il dolore muove le persone, quindi la persona che si siede sulla sedia del costellato ha un problema ovviamente e si cerca di aiutare questa persona a risolvere, a superare, ma prima di tutto a intendere, cioè a comprendere profondamente la natura del problema. Ecco, quando il problema viene affrontato da questa angolazione, significa andare a cercare elementi nell'inconscio del soggetto che sta chiedendo aiuto. Quindi è una ricerca alternativa a quella ordinaria. Quando una persona ha un problema, normalmente si cerca la soluzione al problema attraverso azioni, attraverso un cambio dei ragionamenti inerenti a quel tipo di problematica. Cioè, tutti noi, se abbiamo un problema, magari ci rivolgiamo a un professionista o a un amico, ma in questo caso è diverso. Si parte da un presupposto.
Il problema nasce dentro di te a livello inconscio e si sta manifestando fuori di te nella tua vita. Sotto mille declinazioni possono essere problematiche di salute, di autodeterminazione, quindi lavoro, denaro, relazionale. Le problematiche relazionali sono chiaramente frequentissime. Allora, in questo ambito in cui si cerca di aiutare questa persona, si fa una cosa molto particolare. Si attribuiscono dei ruoli alle persone che sono presenti e si cerca, attraverso questa attribuzione di ruoli, di cominciare a vedere come questi soggetti interagiscono fra di loro. Allora, io prima ho parlato di costellazioni familiari, ma io personalmente, nello specifico, offro un servizio che ho definito costellazioni sostitutive. Perché? Perché l'etichetta familiare non mi bastava, la consideravo limitativa. Ho voluto ampliare la possibilità di agire molto al di là del semplice, passatemi la parola, retaggio genealogico, quindi tutti, diciamo, gli irrisolti che in qualche modo dai nostri antenati possono giungere fino a noi. Ho voluto ampliare il discorso a qualcosa di decisamente più ricco, quindi ho cercato di mettere in campo, e questo è il modo che si usa per definire il lavorare in questo ambito, dire mettere in campo significa permettere ai personaggi di fare dei ruoli. Ecco, questi ruoli ho cercato di ampliarli tantissimo, inserendo nell'indagine elementi che normalmente non vengono introdotti durante le costellazioni familiari, come le ferite primarie, quindi parliamo di 5 ferite, piuttosto che tematiche anche inerenti discorsi molto di confine, come possono essere quelli di entità, diciamo, negative, che appesantiscono gli individui, parassitandoli, quindi un tema abbastanza pesante, ma anche estremamente affascinante e soprattutto utile, perché c'è veramente tanto lavoro da fare. Ok, sostitutive sta a indicare un'ambiziosissima aspirazione che mi porto dentro, che è quella di riuscire a sostituire, non io, è il soggetto stesso che ovviamente deve farlo a se stesso, io non posso fare niente agli altri, è già tanto se riusciamo ad aiutare noi stessi. Io mi pongo come, diciamo, strumento che facilita questa procedura. E la procedura qual è? Riuscire a sostituire il proprio dialogo interiore con uno più performante. Quindi è veramente tanto, è veramente una richiesta molto ambiziosa. È un lavoro enorme, quindi parlarvene adesso è complicato e soprattutto potrebbe generare confusione. Però voglio darvi almeno un'idea. Immaginate di mettere in campo un soggetto che dica io vado d'accordissimo con mio fratello. Dopodiché mettere in campo suo fratello. E magari assisteremo ai due personaggi che confliggono tantissimo, cioè dobbiamo quasi separarli perché si picchierebbero. A quel punto il soggetto costellato, che sul piano conscio dice io vado d'accordissimo con mio fratello, ha una grande opportunità, rendersi conto che non è assolutamente vero. Questo può servire a rendersi conto che magari c'è un conflitto di territorio. Dove nasce un conflitto di territorio? Magari di fronte ha un relativamente scarso amore genitoriale, dove c'è abbondanza non c'è conflitto, il conflitto nasce dove c'è miseria, povertà, carenza. Allora il soggetto potrebbe essere portato a rendersi conto che la relazione genitoriale non è andata come lui pensava e così via. Vi assicuro che è un viaggio super affascinante. Io ne sono innamoratissimo, lo faccio ormai con una passione infinita e trovo che sia qualcosa che può dare tantissimo a chiunque decida di partecipare. Concludo dicendo un'ultima cosa. Il costellato ottiene vantaggi enormi da tutto ciò. Nella vita concreta, cioè proprio visto con i miei occhi persone risolvere problemi di salute piuttosto che trovare lavoro, piuttosto che risolvere tematiche emotive. Quindi il costellato ha dei vantaggi concreti, ma i partecipanti hanno delle opportunità enormi, perché quando tu rivesti un ruolo non è un caso, ma ti arriva esattamente un ruolo che serve a te. Quindi potremmo addirittura dire che il costellato genera un'opportunità per lavorare su tutti i presenti. È un'esperienza fantastica, è un cerchio di guarigione sostanzialmente
che permette ai presenti di entrare in un modo e avere l'opportunità di uscire più puliti e più sereni di quando sono arrivati. Questa è una spiegazione molto sommaria, ma è quello che in qualche modo in questo momento riesco a dare così preso all'improvviso. Hai parlato di guarigione ed effettivamente in questo momento dove nel mondo fisico i problemi di salute sono tantissimi, quanto invece è importante prendersi cura della propria anima, del proprio mondo interiore, proprio in questo momento particolare, e approfitto per ricordarti, dici anche poi come poterti contattare, perché se qualcuno vuole vivere questa esperienza di guarigione come ho vissuto io oggi, almeno sappiamo come raggiungerti. Beh, lo dico subito, per contattarmi basta cercare su Facebook Angelo Torres Costellazioni Sostitutive e troverete la mia foto, in qualche modo sono sicuro che mi riconoscerete, da lì è facilissimo entrare in contatto con me, quindi non è un problema questo. Per quanto riguarda invece la domanda molto importante, molto complessa che hai posto, quello che posso dire è che la salute è il prodotto di una serie di elementi che in qualche modo interagiscono fra di loro. Non esiste la sola salute biologica, noi spesso facciamo l'errore di parlare di salute e riferirci in maniera univoca alla salute biologica. Chiaramente è fondamentale, per stare bene quella ci serve, ma la salute biologica, la salute emotiva e la salute spirituale sono ambiti apparentemente didatticamente differenziati, ma in realtà convergono a un punto verso quello che potremmo chiamare benessere dell'individuo. Non è possibile essere sani e sereni nel momento in cui si ha magari un corpo sano, ma viceversa una problematica di natura più sottile ma comunque presente. Allora, cosa dire? La salute animica, nello specifico, è qualcosa che si fa fatica a spiegare a un popolo occidentale, di cui io ovviamente faccio parte, perché noi siamo abituati al fare e non riusciamo a ragionare granché in termini di essere. Allora, quando a un soggetto gli dici che c'è una problematica nell'ambito dell'essere, lui giustamente ti risponde: e quindi cosa devo fare? Questo è l'inghippo. Il fare è fondamentale, quindi c'è tutta la parte della medicina quella allopatica che chiaramente si basa sul fare, è fondamentale, infatti ricordiamoci sempre integrazione è la vera ricchezza, ma quando invece parliamo di tematiche sottili come quelle animiche, a quel punto noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che le emozioni determinano la salute o diciamo la mancanza di salute anche su quel piano. Allora, cosa dicevano gli sciamani, quindi questi popoli antichi con questo sapere così profondo e per certi aspetti anche sconosciuto a noi occidentali? Dicevano che è possibile perdere frammenti d'anima. In che contesto? Nel contesto dell'esperienza dei traumi. Quindi un soggetto che vive un trauma può perdere frammenti d'anima. Allora, che cosa facevano loro? Facevano dei riti al fine di agevolare questo ritorno. Ecco, che cosa faccio io oggi nel XXI secolo? Sicuramente do molta importanza alla ritualità. La ritualità ha un senso, ma a questa bisogna anche accompagnare necessariamente l'approccio emotivo, psicologico, affinché il soggetto che sta chiedendo aiuto possa essere accompagnato verso aspetti un po' più concreti e comprensibili e aspetti un po' rarefatti e magari, come dire, anche da affidare a un professionista che in qualche modo cerca di aiutarti, ma sempre tutto assieme. Parlare solo di anima, parlare solo di biologia, parlare solo di emozioni è un grandissimo errore. È l'integrazione quella che porterà risultati straordinari e speriamo che questo mondo possa andare verso l'integrazione, perché ne ha un grande bisogno. Io ti ringrazio, non vedo tutti gli amici di Buzzblock, come una persona che 3 anni che sperimenta questo metodo di guarigione, lo consiglio assolutamente, perché ho visto su di me i risultati, anche perché il processo di ammalarsi veramente si ammala l'anima, si ammala la mente, si ammala il corpo, e il processo di guarigione deve passare dalla stessa direzione. Prima dobbiamo curare l'anima, la mente e successivamente il corpo. Quindi grazie Angelo, a nome di tutti gli amici di Buzzblock. Ciao a tutti, grazie.